scorsa del 18 gennaio. E ad Amandola è stato inaugurato un modulo abitativo consegnato dalla Confederazione Italiana Agricoltori ad una famiglia di allevatori. Presente anche il presidente nazionale della CIA. Per noi c'era Massimo Veneziani. 25 metri quadri, queste le dimensioni del modulo abitativo consegnato dalla CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, a questa famiglia di allevatori di Amandola, 2 settimane fa e tenuto a battesimo oggi. Le scosse hanno reso la casa inagibile per mesi, in 5 hanno dormito in roulotte, continuando così ad accudire i 15 bovini di razza marchigiana nella stalla accanto. Adriano, che tipo di danni ha fatto qui il terremoto? Enormi, sia dei fabbricati, sia dei capannoni, sia di tutto, di tutto. C'è da mettere a posto anche un po' il tetto dell'allevamento perché è un po' rovinato. Speriamo che qualche signore ci aiuta al più presto, ma non alla lunga di 5-6 anni. Abbiamo consegnato oltre 20 moduli abitativi, abbiamo consegnato cibo per gli animali, ripari temporanei per gli animali e, come dire, siamo in una grande famiglia e ci comportiamo da famiglia. Presente anche il presidente della CIA nazionale, Dino Scanavino. Altri 2 moduli abitativi verranno consegnati sabato, uno nell'Ascolano e uno nel Maceratese. Ma la cosa più importante, dicono, è ripartire dalle specialità agroalimentari e occorre incentivare il ritorno sul territorio perché i luoghi sono magnifici, ma muoiono senza la gente.